Cena ecologica a Firenze, Coldiretti, Legambiente e Movimento Difesa del Cittadino insieme per proporre amministratori politici e consumatori un sano mangiare. Massimo Lucchesi. A tavola per combattere l'inquinamento e il caro prezzi e sollecitare un quadro normativo volto a favorire la diffusione dei prodotti locali nell'interesse dell'ambiente, dei consumatori e dei produttori agricoli. In tavola prodotti rigorosamente toscani che per arrivare nei piatti hanno percorso solo una manciata di chilometri, zero se confrontati con le decine di migliaia di chilometri necessari per far arrivare a destinazione i cibi che sprecano energia. Serata simbolica ed educativa, quella voluta da Coldiretti e Legambiente a Firenze per dire che la campagna approda in città. Obiettivo: avvicinare i consumatori al gusto, alla qualità e alle tradizioni del territorio e sensibilizzarli ad una corretta spesa agroalimentare. Toscano il menù e tutti i piatti serviti, dai salumi ai formaggi. Dalla cucina una gustosa zuppa di farro e ceci e dei saporiti tortelli del Mugello seguiti da tagliata e peposo dell'impruneta preparati con prodotti delle fattorie toscane. Immancabili dolci fatti rigorosamente a mano. In azione anche Alberto Ciolli, celebre trippaio fiorentino, con la sua arte nel preparare trippa e lampredotto. Questa iniziativa vuole testimoniare che mangiando i prodotti del territorio a chilometri zero si inquina meno e si riesce a valorizzare i prodotti della nostra favolosa Toscana. Cene che hanno l'obiettivo di affermare la filiera corta, quindi la riduzione della distanza dal produttore al consumatore. Significa anche che va meglio per quanto riguarda l'economia e le tasche di tutti noi cittadini.